Alleluia. Gloria a Dio. Trasformando la mia vita, il mio cuore dice: alleluia, che grande Dio sei. Grazie Dio del cielo. Quando mi venisti accanto, io mi arresi al tuo amore, ti accettai nel mio cuore come il mio Salvatore. Quando penso al mio passato, chiusa in quelle quattro mura, sei venuto a liberarmi, solo tu. Quando penso al mio passato, penso al tanto peccato, sei venuto a perdonarmi, solo tu. Solo tu mi hai salvato. Adesso che ti ho incontrato, voglio solo te. Voglio solo te. Tu hai cambiato la mia vita. Voglio solo te. Salvarmi, voglio solo te. Tu hai cambiato la mia vita. Voglio solo te. Tu sei Dio d'amore. Voglio solo te. Tu sei il mio Signore. Tu sei la cosa più grande. Tu sei l'unico a salvarmi. Tu sei la cosa più grande, tu sei l'unico Dio che è venuto a salvarmi. Gesù è venuto a salvarmi. Gesù, mio Salvatore. Gesù, mio Salvatore. La pace, egli è l'unica speranza per questo mondo, egli è l'unica salvezza, l'unica verità che è venuto, alleluia, a redimere i peccatori, è Gesù, alleluia, il figlio del Dio vivente, perché dice la scrittura che il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Alleluia! Affinché chiunque crede in lui non si perda ma abbia la vita eterna. Dio ha mandato Gesù. Alleluia! Per salvare il mondo. E in questo momento siamo qui. Gloria a proclamare il regno di Dio, alleluia, gloria, gloria, gloria a Gesù, gloria all'agnello, alleluia, alleluia. Tutto il mondo è sotto il suo controllo, mi preparo, aspetto il suo ritorno, tutto intorno a me è spaventoso. Ma chi confida in Dio è al sicuro, al sicuro, al sicuro. Tutto il mondo è sotto il suo controllo.
ballo. Mi preparo, aspetto il suo ritorno. Tutto intorno a me è spaventoso, ma chi confida in Dio è al sicuro, al sicuro, al sicuro. Io sono il primo e l'ultimo, fuori di me non c'è nessun Dio. Chi come me prepara l'avvenire? Io ho creato la terra e tutte le cose. Dove eri tu quando fondai la terra? Chi ne fissò le dimensioni? Cristo è la salvezza. Su chi furono poggiate le fondamenta? Cristo è la verità. O chi ne pose la pietra angolare? Tutto il mondo è sotto il suo controllo. Cristo è il potere. Mi preparo, aspetto il suo ritorno. Tutto intorno a me è spaventoso, ma chi confida in Dio è al sicuro, al sicuro, al sicuro. Tutto il mondo è sotto il suo controllo. Mi preparo, aspetto il suo ritorno. Tutto intorno a me è spaventoso, ma chi confida in Dio è al sicuro, al sicuro, al sicuro. E con gran tumulto nelle nazioni, per ridurre il mondo in tribolazione, la Chiesa di Cristo si prepara ad affrontare ultimi tempi e la venuta del Signore. Il Signore disse a Satana: da dove vieni? Dal percorrere la terra e vedere come vive. Se il nemico ti dovesse toccare, non può possederti né rubarti la fede. Tutto il mondo è sotto il suo controllo. Mi preparo, aspetto il suo ritorno. Tutto intorno a me è spaventoso, ma chi confida in Dio è al sicuro, al sicuro, al sicuro. Tutto il mondo è sotto il suo controllo. Mi preparo, aspetto il suo ritorno. Tutto intorno a me è spaventoso, ma chi confida in Dio è al sicuro, al sicuro, al sicuro. Niente può succedere se Dio non lo permette. Figli di Dio, non temete. Il nostro Dio sta parlando al mondo. Anche Satana è sotto il suo controllo. Rivestiamoci della completa armatura, rimanendo saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro le forze malvagie nei luoghi celesti. Preghiamo in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica vegliamo. Serviamo il Signore senza stancarci fino al giorno del suo ritorno. Tutto il mondo è sotto il suo controllo. Mi preparo, aspetto il suo ritorno. Tutto intorno a me è spaventoso, ma chi confida in Dio è al sicuro, al sicuro, al sicuro. Tutto il mondo è sotto il suo controllo. Mi preparo, aspetto il suo ritorno. Tutto intorno a me è spaventoso, ma chi confida in Dio è al sicuro, al sicuro, al sicuro. Oh, alleluia, Dio è buono, gloria a Dio. Dio è giusto, Santo.
Dio misericordioso. Dio è un Dio che perdona, ma è anche un fuoco consumante che divorerà i malvagi, che divorerà, che condannerà, che distruggerà l'empio. Perciò pentiti della tua impietà, pentiti della tua ribellione, pentiti del tuo peccato, pentiti, alleluia! Questa mattina il Signore ti sta parlando, perché Lui è l'Iddio vivente, è vero! Alleluia! Che in ogni epoca della storia Lui parla! Oh, alleluia! Il Signore ci ha lasciato la Bibbia, affinché noi non rimaniamo nel buio, nell'ignoranza, nella confusione. Alleluia! Ma se tu non leggi la Bibbia, povero uomo, povera donna, se tu non leggi la Bibbia, sei già perduto se non credi nel Figlio di Dio. Alleluia. Oh, ma questa mattina, o in questo momento, gloria in questa giornata, alleluia! Oh, gloria a Gesù, siamo qui a predicare l'amore di Dio, ma anche il giudizio di Dio, perché Dio è amore, ma Dio è anche un giusto giudice che non accetta il malvagio, l'omicida, il bugiardo, i rapinatori, i drogati saranno condannati dal Signore. E tutti quelli che non hanno creduto in Lui, gli idolatri, gli omosessuali, quelli che praticano gli aborti, quelli che praticano l'ingiustizia, saranno distrutti da Dio. Alleluia. Perciò è meglio che ti penti, sì. Gloria. Ascoltami pure e guardami bene. Anzi, guardami pure e ascoltami bene. Alleluia! Tu ti devi pentire del peccato. Alleluia. Amen. Perché il giudizio di Dio è vicino. L'ira di Dio è vicina. Il re dei re verrà a giudicare la terra. Gloria. E chi non ha creduto nel Figlio di Dio vedrà l'ira di Dio. L'ira di Dio cadrà su questo mondo corrotto, pieno di ingiustizia. Ma non ve ne accorgete che mondo è? Dove le cose malvagie loro le approvano, applaudono davanti alla malvagità. Per esempio, quando ci sono donne che fanno aborti, ci sono quelle che vanno lì a festeggiare perché vogliono fare gli aborti, fanno sono omicidi quelli, sono posseduti dal diavolo. Se tu hai fatto un aborto, pentiti, sei una peccatrice. Gesù ti vuole perdonare. Tu che vivi nel peccato, e la Bibbia dice che l'anima che pecca morirà. La Bibbia dice che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. Accetta il dono di Dio. Lascia da parte il peccato e accetta la grazia di Dio. Accetta la misericordia di Dio. Lascia da parte il peccato, i vizi, l'alcol, il fumo, la bestemmia, l'incredulità, lascialo da parte e ricevi la grazia di Gesù Cristo. Alleluia. Perché Gesù ti vuole salvare. Because Jesus wants to save you. Repent of all your sins and receive the grace of God. Alleluia. Today is the day of your salvation. Amen. Repent and believe in the gospel. Hallelujah. Because the gospel is the power of God. Amen. Vogliamo dirlo anche in italiano. Siciliano non posso, non riesco a parlare il dialetto. Ma in italiano sì. Il Vangelo è la potenza di Dio. Amen. Amen. Lo capite l'italiano voi dell'isola? Ravvedetevi,
perché Gesù è alle porte. Amen. Ravvedetevi, accettate la grazia di Dio. Ve lo dico con amore. Accettate la grazia di Dio. Alleluia. Oh, alleluia! Il Signore vi sta parlando, non è l'uomo, non è il predicatore. No, io non sono niente. Io sono solo un fratello nella fede. Ma la parola viene da Dio, l'Onnipotente, che ti vuole fare del bene. E sapete qual è il bene che Dio ti vuole fare? Ti vuole liberare dai demoni. Ti vuole liberare dal peccato. Ti vuole liberare dalla confusione. Ti vuole liberare dal vizio. Ti vuole liberare dalle false dottrine, dalle false religioni che il diavolo ha manipolato nella mente degli uomini. Sapete che questo mondo è pieno di false religioni. È un mondo confuso. È un mondo smarrito. È un mondo nel caos. È un mondo dove ormai si sono persi i valori nelle famiglie, i valori nella società e addirittura i valori nella Chiesa anche. I valori nelle persone, non ci sono più buoni valori. Ormai governa l'odio, l'omicidio, il Dio denaro. Gloria al Signore. Il Dio del denaro, il Dio materialismo. Alleluia. Ormai governano ideali corrotti, ideali perversi. Non c'è più fede. Se tu non hai fede, sei un infedele. Se tu non credi in Gesù, tu sei sotto il dominio di Satana. Hai bisogno di liberazione. È il diavolo che ti porta alla perdizione. You need Jesus. Jesus is the only savior. Amen. Amen. Jesus is the only way. Hallelujah. Believe in the Bible. Glory to God. Believe in the word of God. Believe in the Messiah. Believe in the Lord Jesus. Believe in the name of Jesus. Rebashara magadarai. Because only Jesus Christ is the Savior of the world. Amen, hallelujah. Glory, glory, glory. He died. He died in the cross for you. Hallelujah. To save your soul. You need the salvation. You need the grace of the living God. Because we are living in the last generations. Amen. Tu hai bisogno della grazia di Dio. Perché stiamo vivendo nelle ultime generazioni. Le profezie della Bibbia parlano chiaro. Le profezie della Bibbia si stanno compiendo. Noi siamo già, possiamo dire con certezza, scritturale, alle porte dell'Apocalisse. Tutto ciò che è stato predetto dai profeti, dagli apostoli, tramite Gesù Cristo, si sta compiendo. Anche tu devi capire che hai bisogno di Dio. Alleluia. Non pensare solo ai desideri carnali, a mantenere in piedi lo scheletro e non pensi all'anima. Tu non sei uno scheletro che cammina. Tu non sei solo carne che cammina. La carne. No, tu hai un'anima. Tu hai uno spirito vivente. Gloria a Dio. Alleluia. Dice la Bibbia che il Dio, l'Onnipotente, il Creatore del cielo e della terra, il Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe, il Dio di Israele, ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. E siccome Dio è spirito, anche noi abbiamo uno spirito. Tu non sei solo un corpo che cammina, no, tu hai uno spirito. Hai un'anima che ha bisogno di Gesù.
Perché solo Gesù ti può salvare, non Buddha, non Mahomet, neanche Allah. Solo Gesù Amen. Ti può salvare dalle fiamme dell'inferno, caro che sei lì. Se sei anzi, vi portano alla rovina. Le statue di una santa, di un santo, se tu le veneri, se tu le adori, ti porteranno all'inferno. Perché dice la Bibbia che lì... Alleluia! Quelli che adorano gli idoli vani non possono vedere il regno di Dio. Qui a Palermo c'hanno la santa, dicono Santa Rosalia, ma quella cosa lì non ti può aiutare. I morti non ti possono aiutare. Rosalia dov'è? Ora è morta, non c'è più. Tu devi pregare il Dio vivente. Amen. Devi adorare il Dio vivente. Gloria al Signore. Perché gli idoli vani ti allontanano dalla fonte della grazia. E se tu veneri una statua, ascoltatemi bene, io predico la verità del Vangelo di Cristo e della dottrina biblica. Se tu veneri un santo, come li chiamano santa, Sant'Agata, Catania c'hanno Sant'Agata, qui hanno Santa Rosalia, e se tu sei un devoto a un santo e non adori Gesù, non adori l'Onnipotente, non adori Dio, ma adori una santa, ti inchini alla statua, veneri la statua, vai là sopra in quel monte lì a fare idolatria, vai all'inferno. L'idolatria è condannata dall'Eterno, perciò abbandona l'idolo. Guardate là sopra, se non sbaglio, c'è un idolo, un pellegrinaggio che fanno agli idoli, là in quelle vette dei monti. E chi pratica l'idolatria non entrerà nel regno dei cieli. Gloria al Signore. La Bibbia è chiara. Alleluia. Chi pratica l'idolatria non entrerà in paradiso. Only Jesus is the savior of the world. Repent of your idolatry. The idolatry is sin. Only Jesus Christ saves. Hallelujah. Amen. Mio Dio, che mondo perduto. Ma noi andiamo avanti a proclamare la salvezza. Ecco perché Dio ci manda, fratelli, a proclamare la salvezza in un mondo perduto. Se il mondo fosse salvo, che bisogno ci sarebbe di predicare? Gloria al Signore. I predicatori di Gesù Cristo, del Vangelo, della verità, devono predicare dove c'è la perdizione. Amen. Gloria a Dio. In questa Italia, in questa Sicilia, tutti quelli che praticano l'idolatria sono sotto il potere del diavolo. Quelli che venerano un santo, una santa, ascoltatemi voi, chissà sei cattolico, chissà sei un veneratore, un devoto di un santo, ma se tu segui quella corrente, tu ti perderai, perché l'unica salvezza, amen, gloria, okay, l'unica salvezza è nel nome di Gesù. Gloria al Signore. Se tu pratichi la devozione a una santa, come qui a Palermo sono devoti di una cosiddetta santa, Rosalia, che l'Eterno sgridi l'idolatria, e tu sei un veneratore delle immagini, tu non puoi entrare in cielo, perché l'idolatria è un peccato che porta alla perdizione. Alleluia. Hai bisogno di convertirti a Gesù Cristo, hai bisogno di trovare la verità, di rinascere, alleluia, hai bisogno di leggere la Bibbia. Gloria a te, Gesù. Ma anche tu, ascoltami bene, alleluia, anche tu che dici che sei un evangelico ma sei solo di nome, tu pure ti devi ravvedere,
perché anche tu sei nel peccato dell'idolatria. Sei un idolatra di te stesso, perché tu non ami Dio. Perché la Bibbia dice, non lo dice un fratello che predica, non lo dice un predicatore pazzo, lo dice la Bibbia. Alleluia. Alleluia! Che chi ama le cose del mondo, l'amore del Padre non è in lui. Amen. È inutile che ti chiami evangelico anche tu, se non ami e non segui la volontà del Signore. Noi dobbiamo vivere per il Signore, non solo essere cristiani così della domenica. Sei evangelico, ma sei come un cattolico, sei peggio. Perché tu dici che conosci la verità, ma non servi il Signore, non lo adori, non lo ubbidisci. Alleluia, dice la Bibbia, chi dice di credere in Lui deve camminare anch'egli come camminò Lui. Se tu e io diciamo di credere in Gesù, dobbiamo camminare come Gesù camminò, nello Spirito, nella santità, nell'ubbidienza al Padre. Gloria a Dio. Vivendo la parola e predicando la parola. Gesù, quando venne sulla terra come uomo, lui predicava la parola di Dio. Andava in tutti i villaggi. E nel nostro piccolo, se abbiamo lo spirito del Nazareno, come tanti cantano, abbiamo lo spirito del Nazareno, e poi vivono una vita mondana. Tu non hai lo spirito del Nazareno. Tu hai lo spirito del mondo. Tu hai lo spirito dei Baal. Hai lo spirito, purtroppo, dell'inganno. Perché tu dici di credere, ma non ubbidisci al Signore. Chi dice di credere in Lui deve camminare anch'esso come camminò Lui. Fratello, noi dobbiamo camminare seguendo l'esempio di Cristo. Santità, verità, amore. Veniamo qua per stare tranquilli. E io sono tranquillo qua. No, ma disturba. Al diavolo disturba la parola. Chi è lei per dirmi questo? Scusi, è suo qua? Lei paga l'affitto qua? Io sto predicando. Perché lei queste cose vado a fare in un luogo... Qua, Gesù predicava in ogni luogo. Ravvedetevi. Siete dei grandi ipocriti. Poi andate a messa la domenica. Dio abbia pietà di te. Io non vado a me. È meglio che non vai. Perché nelle messe c'è Satana. Ma anche nella tua mente c'è Satana. Ravvediti prima che sia tardi, che viene il giudizio sulla terra. Credi in Cristo. Vedete il mondo? Non mi disturbare, non devi predicare qui. Poi vengono qui a drogarsi, a fumare, a spacciare, a commettere adulterio. Quello vi va bene. Alleluia. Malfattori, pentitevi. Reba shua kandebeis. La macheta raya. È arrivata l'ora di predicare la verità, fratelli. Basta con le paroline docili che dite solo Dio ti ama e poi le persone vanno all'inferno. Dobbiamo predicare la verità, alleluia. Oh, gloria a Dio! Alleluia! Le persone dicono, no, questa parola mi offende, questa parola è troppo dura. E tu quanti anni hai offeso Dio? Quanti anni hai bestemmiato? E tu dici che la predicazione che sto predicando ti offende? E tu quanti anni hai offeso il Signore con i tuoi peccati? Quanti anni hai bestemmiato? Quanti anni hai fatto il male? E adesso non puoi sopportare 10 minuti di predicazione? E sono 40 anni che bestemmi? Tu pensi che Dio non si offende, non si arrabbia? Ravvedetevi, alleluia. Oh, gloria. Gloria a Gesù. Alleluia. Guardate che mondo che viviamo. No, mi disturbi, non predicare più, mi disturbi. Però quelli che fanno il male non li disturbano. Quelli che si drogano, che spacciano, che rubano, che vengono qui a fare i peccati, qui vengono a fare cose brutte. No, quelli non disturbano. Vedete il mondo, fratelli? Ma oggi ci sono cristiani che stanno accettando, ci sono evangelici che stanno accettando tutto ciò.
stanno accettando il sistema del corrotto. Ci sono credenti che stanno accettando le cose che il diavolo propone loro. La Bibbia dice chiaramente, fratelli, sorelle, che nessuno si illuda. Questa parola vale anche per me, perché la parola, alleluia, parla a tutti. La parola è da Dio, non è dal fratello Ansaldo, dal fratello Giacomo, Pietro, Giuseppe o Franco. È la parola di Dio. La Bibbia dice chi vuole essere amico del mondo si costituisce nemico di Dio. Se tu diventi un amico del mondo, tu sei un nemico di Dio. Se tu ami il mondo, dice la Bibbia, l'amore del Padre non è in te. Se tu ami il mondo, le cose del mondo, i piaceri del... Sapete che ci sono evangelici che fra le loro amicizie hanno uomini come questo qua che è passato prima? Questo qua che è passato prima mi ha detto: mi disturbi con la parola, vai via. E tra un po' mi insultava, mi diceva. E ci sono evangelici che frequentano persone così. Vanno a mangiare insieme al ristorante, vanno a farsi un aperitivo, un cocktail con gente così. Tu sei un amico del mondo. Tu sei un nemico di Dio. Perché i figli di Dio devono frequentare figli di Dio. Amen. Alleluia. I figli di Dio devono frequentare persone spirituali. Se tu dici che sei cristiano, e quando dico cristiano dico vero convertito, non come dicono in Sicilia, quello lì un cristiano. No, cristiani sono i discepoli di Cristo. Qua in Sicilia chiamano cristiano chiunque, cani e porci. Ma i veri cristiani seguono Cristo, alleluia. Amen. Alleluia! Come puoi dire che sei un cristiano e vai a braccetto con gli adulteri, fornicatori, bestemmiatori, ubriaconi, truffatori, hai le amicizie del mondo, vai a braccetto con i mondani e dici che sei un ripieno di Spirito Santo? No, no, non c'è comunione tra la luce e le tenebre. Oh Signore, vai, Padre, a toccare i cuori. Spirito Santo, vai a toccare i cuori. Tocca i cuori, Signore. Non c'è comunione tra la luce e le tenebre, dice la Bibbia. Non c'è comunione. Come potrei io andare a condividere, a stare insieme a... con persone del genere come quello lì che è passato prima? Dio abbia pietà di lui. Io lo devo amare, devo perdonare, ma non posso essere un amico di quelli che offendono Dio. Amen. Non posso essere un compagno di merenda dei bestemmiatori, degli adulteri. Gesù Cristo, alleluia, ha detto: chi non è per me è contro di me. Se tu non sei con Cristo, tu sei contro Cristo. Se tu non sei con Gesù, tu sei un anticristo. E un anticristo vuol dire che tu fai il contrario. Vai contro la volontà di Gesù e sei dominato dal diavolo. Puoi dire che sei evangelico, pentecostale, puoi dire quello che vuoi, puoi dire che sei di una religione, di una parrocchia, ma se tu non ubbidisci a Cristo non vedrai il regno di Dio, ma l'ira di Dio è su di te. Fratelli, che Dio ci aiuti. Noi stiamo vivendo in un mondo che è anticristo, in un mondo che è un sistema malvagio, e noi dobbiamo, fratelli e sorelle, predicare la verità e dobbiamo vivere la verità. Dobbiamo tenere alta la parola della verità. Voi pensate che se Paolo fosse stato qui e veniva un uomo come questo, gli diceva: stai zitto che mi disturbi. No, non predicare più, no, mi disturbi, stai zitto. Paolo gli avrebbe detto: sì, scusi, le chiedo scusa che stavo predicando,
mi perdoni, va bene, c'ha ragione. No, no, no. Paolo le avrebbe detto: ravvediti! Ravvediti! Figlio del diavolo! Perché Gesù ti vuole salvare! Alleluia! Io non credo che un apostolo, un discepolo, un profeta gli avrebbe detto: sì, perdonami, perdona, no, 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 non posso predicare perché ti disturba. C'hai ragione, disturbo. No, no, no. L'avrebbero esortato a ravvedersi, ad abbandonare l'orgoglio, l'arroganza, amen, la ribellione, perché il giudizio di Dio verrà. Fratelli e sorelle, c'è un versetto, siamo qua nella semplicità. Amen. Io sto cercando di fare una breve riflessione perché il tempo passa troppo in fretta. Oh Dio mio, aiutami, cari, vi amo nell'amore di Gesù. C'è un versetto nei Proverbi che dice: se il giusto e noi siamo giustificati in Cristo, amen, noi siamo resi giusti in Cristo. E dice: se il giusto vacilla davanti all'empio è come una pozzanghera di acqua sporca, dice in poche parole. Se il giusto vacilla davanti all'empio, cioè se io sono un giusto in Cristo, predico la giustizia, predico la verità, predico la salvezza, predico, alleluia, la volontà di Dio, e poi viene un empio qui e mi minaccia, mi insulta, no, non devi predicare che mi disturbo, e io vacillo, mi spavento, io divento, fratelli, come un pozzo d'acqua inquinata. Se io non prendo autorità e non gli dico: pentiti tu, vergognati tu, io sto predicando la parola di Dio. Sì, glielo devo dire con amore, ma se lo Spirito Santo mi prende con potenza. Una volta Paolo disse a un uomo: tu sei un figlio del diavolo. A un certo, se non sbaglio, Bar Gesù si chiamava, un falso profeta che voleva impedire a un uomo di credere. A un certo console Paolo Sergio, mi sembra che si chiamava, dove Paolo predicava, e c'era questo uomo che disturbava la predicazione. C'era un uomo dominato dal maligno che voleva distrarre quell'uomo che non credesse. Lo disturbava. E Paolo gli disse: tu sei un figlio del diavolo. Fino a quando ti metterai contro le vie del Signore? E Paolo gli disse: ora verranno su di te tenebre e tu non potrai vedere la luce. Fratelli, se lo Spirito Santo ci prende, noi dobbiamo dire con autorità a queste persone di ravvedersi, di smetterla, di essere ribelli, perché se no l'ira di Dio verrà su di loro. Io non posso vacillare davanti all'empio che viene qua in un modo gradasso, orgoglioso, e mi vuole mettere paura che io smetto di predicare. No! Io devo avere, alleluia, la forza del Signore, devo dire: tu ti devi pentire, ti devi vergognare, sei già vecchio, ti comporti peggio di un ragazzino. Credi in Gesù, se no la tua anima si perderà. Non venire qui a fare il furbo, a disturbare. Tu non sei il padrone della terra. Tu devi ascoltare la parola di Dio. Amen. Alleluia, io sono libero di predicare. Oh, come ci sono certi uomini che vengono qui a spacciare, vengono qui a fare cose malvagie. Io sono qui a predicare. E nessuno si può permettere di voler fermare la parola di Dio. Perché saranno guai agli oppositori del Vangelo. Così dice la Bibbia: guai agli abitanti della terra che non credono nel Signore Gesù, saranno guai. Sì, ridi pure ora, ma un giorno non riderai più. Ha detto Gesù: guai a voi che ridete, perché un giorno piangerete.
e non troverete più consolazione. L'ha detto Gesù. Ma beati gli ultimi, saranno i primi. Beati quelli che fanno cordoglio perché saranno consolati. Ma ha detto il Signore anche guai a quelli che ridono, che sono sbruffoni, in altre parole. Come alcuni di voi siete sbruffoni, ma saranno guai. Ravvedetevi, perché il giorno del Signore è vicino. Ravvedetevi, alleluia. Gloria a Dio, perché il Signore, il Re dei Re, l'Onnipotente, vi vuole liberare dalle tenebre. Ma voi dovete accettare volontariamente la sua parola. Oh, alleluia! Voglio leggere un versetto potente in questo momento. Gesù dice nella parola: tu predica, figlio d'uomo, sia che ascoltino o rifiutino di ascoltare, perché sono una casa ribelle. Voi siete un popolo ribelle. Sia che volete ascoltare o non volete, noi dobbiamo predicare. Amen. Perché così ha comandato l'Eterno, che è, alleluia, il padrone del cielo e della terra. Sapete, il padrone di questo luogo non è il comune di Palermo, o il comune di Palermo pieno di corruzione, mafia, ingiustizie, omicidi, soprusi. Il comune di Palermo è corrotto. Che l'Eterno abbia pietà. Non è il comune di Palermo il padrone di questo luogo. No. Il padrone di questo luogo è il Dio Onnipotente, che ha creato la terra. Alleluia. Ramashaya Pietema. Elahei Sholo. E il Signore ha creato la terra non per peccare, ma per fare la sua volontà. E noi siamo qui come portavoce. Portavoce del Re dei Re, sì, perché lui ha scelto gli ultimi, oh alleluia, per farli diventare primi, per la gloria di Gesù Cristo, alleluia, che è il Signore dei Signori, il Re dei Re, il Leone della tribù di Giuda, che un giorno ritornerà dal cielo. Alleluia, preparati uomo, non pensare al benessere soltanto, alla salute fisica, a fare chissà sport per tenerti in forma. No, tu hai un'anima, l'anima vale più dello scheletro, l'anima vale più del corpo di carne. Ci sono quelli che vengono a correre qui, fanno sport. Tu non hai solo un corpo, uno scheletro, il corpo è uno scheletro. Tu hai un'anima, alleluia! Oh, gloria Shei! El Kadabarashi Alema! Oh, nel nome di Gesù! Tu non hai solo un corpo! Non pensare solo al corpo! Pensi solo alla bellezza! Vuoi essere bella! E la tua anima è piena di peccati! La tua anima è perduta! Tu hai bisogno di Dio! Oh, alleluia! Tu hai bisogno di Dio! Tu hai bisogno di Gesù, pregalo, invocalo, fai una prova in questo momento. Dili: Gesù Cristo, veramente, se tu esisti, cambiami. Gesù Cristo, se tu veramente sei potente, liberami dalla droga, liberami dall'alcol, liberami dal peccato. Vedete l'uomo che sta parlando? Io prima ero schiavo del peccato. Bevevo, facevo tante cose sbagliate, ma il Signore Gesù mi ha liberato. Ecco perché oggi, per la gloria di Dio, parlo con questa autorità. Alleluia! Oh, gloria al Signore! Benedetto il nome del Signore! Alleluia! E il Signore quiere cambiare tu corazon. El Señor quiere libertarte del vicio,
del diablo, de los demonios. El Señor Jesucristo, aleluya, quiere darte una nueva esperanza, una nueva vida, hombre. Clama a Él y Él te responderá del cielo. Oh, aleluya, bendito sea el Señor, porque en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesucristo hay poder para cambiar tu corazón, ese corazón de piedra, ese corazón lleno de confusión, de pecado. Jesucristo quiere cambiar tu corazón. Aleluya. Si hay alguien que entiende español, el Señor quiere cambiar tu corazón. Quiere darte un nuevo corazón a través de la presencia de su Espíritu Santo. Aleluya. Il Signore vuole darti un cuore nuovo tramite lo Spirito Santo, se tu credi, perché dice la Bibbia, oh Signore gloria, alleluia, dice la Bibbia, la parola del vero Dio, dice il Signore, che Lui, alleluia, Ito, siciliani, Ito, che sta là sopra, alleluia, dei cieli, cambierà e toglierà il cuore di pietra. Dio, il Signore, vuole togliere il cuore di pietra e darti un cuore nuovo, dove abiterà l'amore di Dio, dove abiterà lo Spirito di Dio, dove abiterà la luce, dove abiterà la purezza, la santità. Se tu invochi il nome di Gesù, la tua vita potrà cambiare. Provalo, metti questa parola nel tuo cuore e prova la verità che ti ho detto. La Bibbia dice: provate e vedete quanto il Signore è buono. Il Signore Dio è buono, tu lo devi provare. Allora fai questa prova e dili: Signore Gesù Cristo, se tu veramente sei la salvezza, cambia la mia vita. E non importa la tua razza, sei siciliano, italiano, calabrese, maghrebino, marocchino, tunisino o rumeno, sudamericano, africano, non importa la tua razza, se tu credi vedrai la gloria di Dio. Forse questa mattina siamo qui per te, per parlare al tuo cuore la parola di Dio. Guarda, forse nessuno vuole ascoltare qua. Ci sono certi che sono gradassi, i ricaccioni, quelli che pensano di essere a posto. Loro dicono che non hanno bisogno di Dio. Ma se tu credi, vedrai la gloria del Signore. Alleluia. Se tu credi, Gesù ti cambierà. Tu vedrai i miracoli di Dio. Metti alla prova il Signore, cioè prova, e vedrai che Lui c'è. E dili: Signore, se tu veramente sei la salvezza, cambiami Gesù. Cambiami, Signore Gesù. Signore Gesù, ho bisogno di te. Diglielo. Non ti vergognare, non ti vergognare di avere fede, di pregare Gesù, di chiedere aiuto al Signore, a Dio, non ti vergognare. Noi ci dobbiamo vergognare di altre cose, di fare le cose brutte. Quello è la vergogna per gli esseri umani, ma non avere fede nel Signore Gesù. Gloria a Dio. Voglio leggere un versetto ancora prima di finire. Alleluia, benedetto il nome di Gesù. Nel Salmo, amen, gloria a Dio, benedetto è colui che vive e regna nei secoli dei secoli, amen. Voglio leggere nel Salmo 2 una parola meravigliosa. Alleluia, ancora in questo momento. Alleluia, poi ti diamo un Vangelo, va bene? Così leggi la verità di Gesù Cristo.
e lui ti illuminerà. Lui ti illuminerà. Tu con il tuo cuore chiamalo, chiamalo, pregalo, digli: Gesù, cambia la mia vita. E lui farà un'opera, un miracolo, qualcosa di grande. Alleluia! Vogliamo leggere un brano prima di concludere questo tempo prezioso di predicazione qui all'aria aperta, in un modo spontaneo, in un modo libero. Alleluia! Gloria a Dio! Benedetto Gesù! Nel Salmo 2 voglio leggere un brano che toccherà il tuo cuore. Fermati a ascoltare. Nel Salmo 2 dice la parola del Signore. Gloria a Dio. Salmo numero 2. Alleluia. The Bible is the word of God. Alleluia, the living water for your heart, for your soul. You need Jesus. You need Jesus. Amen. Alleluia. Dice nel Salmo 2. Amen. Prima che andiamo via da questo luogo, ma la parola di Dio resterà qui. Resterà qui la parola di Dio e toccherà ancora dei cuori. Dice nel Salmo 2, dal verso 10, questa è parola di Dio. Amen. Gloria a Gesù, dice: ora dunque, o re, siate savi, accettate la correzione. Alleluia, accettate la correzione. O giudici della terra, qui Dio dice che noi dobbiamo accettare la correzione. Dio corregge colui che egli ama. Dio deve correggerci, perché se noi non siamo corretti da Dio, andiamo a fare il male. Sapete, un padre che ama suo figlio lo deve correggere. Sei d'accordo? Un buon padre, un buon genitore che ama i suoi figli li deve correggere per il bene, per proteggerli, per farli crescere nelle cose buone. Un buon padre deve correggere i figli. Così Dio deve correggere anche noi, perché se noi, dice qui la Bibbia, se noi non accettiamo la correzione di Dio, noi non la vogliamo, noi non siamo figli di Dio, siamo bastardi. Lo dice la Bibbia. Può sembrare una parola dura, una parola troppo forte, ma lo dice la Bibbia. Se tu non vuoi accettare la correzione di Dio, che lui ci corregge per il bene, ma tu non accetti la correzione, tu non sei un figlio di Dio, sei un bastardo. Cosa sei questa mattina? Capisci l'italiano? Capisci l'italiano? Alleluia. You need Jesus. Jesus Christ is a savior of the world. Jesus is a savior. The way, the truth and the life. Perciò, tornando a questo argomento, chi non accetta, anche voi fratelli, la Bibbia lo dice, chi non accetta la correzione di Dio non è un figlio, ma è un bastardo. Cosa sei tu questa mattina? Vogliamo essere figli del Padre che è in cielo. Se Dio ti corregge è perché ti ama. Il Signore ci ama, gloria a Dio. Se io sbaglio, faccio un errore, un peccato, e che Dio mi protegga, io non voglio peccare. Ma se io sbaglio, faccio un errore, il Padre mi corregge, Dio mi corregge per il bene, perché mi ama, alleluia.
E io voglio essere un figlio di Dio, non un bastardo. Noi dobbiamo essere figli di Dio, che accettiamo la parola, la correzione, anche se a volte sembra una parola dura, che Dio ci bacchetta, ma è per il bene. Alleluia, gloria a Dio. Alleluia. E poi dice al verso 11, servite Dio con timore, cioè con rispetto. Noi dobbiamo servire. Sai cosa vuol dire servire Dio? Fare la volontà di Dio. Gloria al Signore. Dobbiamo fare la volontà di Dio con rispetto, con timore. Alleluia. Alleluia. Perché fare la volontà di Dio è la cosa più grande. La cosa più grande non è essere presidente dell'America, degli Stati Uniti, il presidente, c'hanno lì tutti i dollari. No, fare la volontà di Dio. Amen, quanti dicono amen? Fare la volontà di Dio è la cosa più importante. Servire Dio con timore, perché il timore dell'Eterno è il principio della saggezza e vale più di tutti i tesori, delle ricchezze, l'oro, l'argento, le perle preziose non si possono paragonare alla ricchezza che viene dal fare la volontà di Dio. Signore, aiutaci. Aiutaci, Gesù. Amen. Dobbiamo dire, Signore, aiutaci, perché la mia carne è debole. Lo sapete che la carne vuole fare cose sbagliate? La carne, i desideri carnali, le cose della carne ti vogliono portare al peccato. Vai a comprare la birra, vai di là, vai di qua, vai al cinema a guardare quei film a luci rosse, vai a prenderti una canna, vai un po' a sballarti. Quello è il diavolo, quella è la carnalità, il peccato. Non dare retta. In quel momento tu devi dire: Gesù Cristo, aiutami! E Lui ti aiuterà, alleluia! Perché Dio è amore! Alleluia! Tra poco finiremo questa predica, ma Gesù ti vuole illuminare. Vuoi che facciamo una preghiera insieme? Vieni, vieni. Gloria a Dio, credi in Gesù anche tu. È l'unica speranza. Gloria a Dio. E poi dice: ubbidite al Figlio. Amen, perché non si adiri e non periate per la vita. Vogliamo pregare per questo caro. Come ti chiami? Massimo. Hai ascoltato la parola? Sì, questa è la cosa. Mi è colpito. Ma grazie a Dio, Massimo. Mi è colpito veramente. Non sono sceso da casa per venire qua, ma la tua parola. Alleluia. Non è un caso, Massimo. Mi è colpito. Gloria a Dio, Gesù ti vuole illuminare. Gloria a te, Signore, sei grande, Signore. Oh, alleluia. Signore, ti prego. Pregate, cari fratelli e sorelle, alleluia. Lui si chiama Massimo, gloria al Signore. Tocca il suo passato, Padre, in nome, Signore, di Gesù. Le cose che lo hanno tormentato fino ad oggi, ma nel nome di Gesù, liberalo. In nome manda di Gesù, via il male per la tua gloria. E in nome di Gesù, alleluia. Riempilo col tuo spirito, tocca, tocca, Signore. Illuminalo. Io credo che lui, lo toccalo, toccalo, Amen. Signore, nel nome di Gesù Cristo, per la tua gloria, Rema Shire Bechea. Gloria a te, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, metti un sigillo del tuo spirito nel cuore di Massimo. Lui ha ascoltato questa parola, anche se tanti altri non volevano, ma lui, Signore, è stato a ascoltare. Amen. Illuminalo, cambia la sua vita. Spezza ogni catena, Signore, per la gloria del tuo nome, nel nome di Gesù. Fai di lui un uomo nuovo, una nuova creatura in Cristo. Liberalo da qualsiasi cosa che il diavolo ha voluto fare nella sua vita, nel nome di Gesù. Dimmi con cuore, Gesù ha bisogno di te. Gesù ha bisogno di te. Chiudi i tuoi occhi, chiudi. Alza la mano, alza la mano. Gesù, ho bisogno di te. Gesù, ho bisogno di te. Signore, cambia la mia vita.
Alleluia. Io credo che sei morto alla croce per me. Lavami col tuo sangue. Spezza ogni catena. Fammi un uomo nuovo. Fammi rinascere in te. Gesù Cristo, io ti riconosco pubblicamente come mio Signore, Salvatore, e come guida della mia vita. Scrivi il mio nome nei cieli. Io ti voglio seguire ogni giorno. Aiutami. Gloria a te, Signore. Con la potenza del tuo Spirito, nel nome di Gesù, mio Salvatore, mio Signore, perché nel sangue di Gesù c'è potenza. Amen. Nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio, alleluia. Alleluia. Benedicelo, Signore, Padre. Inondalo, alleuia, ti Signore. Prego per lui, inondalo, Signore. Tocca, se occorre. Lui ha invocato il tuo nome qui pubblicamente, Signore. No. Fatti sentire nel suo cuore. Togli ogni peso, Padre. Gloria, fai una gloria. Purificazione nel suo essere. Santo, nel nome santo. Di Gesù Cristo. Tu conosci cosa lo tormentava, cosa lo legava, cosa, Signore, lo teneva prigioniero. Ma nel nome di Gesù sia spezzata ogni catena. In questo momento sia spezzata ogni catena. Nel nome potente di Gesù, per la gloria di Dio Padre, sia libero. Gloria a Dio, gloria al Signore, benedici il tuo servo, Padre. Adesso è un fratello in Cristo Gesù, alleluia! È festa in cielo, gloria a Dio, santo, meraviglioso sei Gesù. Per la gloria di Dio, dove sono i Vangeli? Amen. Per la gloria di Dio, noi stiamo qua a predicare, siamo in missione qua nelle zone, per la gloria di Gesù. Questo è il mio. Grazie mille, ciao. Alleluia, alleluia. Sono passate, alleluia. Credi in Gesù. Gloria a Dio. Alleluia, santo sei Gesù. Grazie Padre per questa anima, Signore. Gloria a Dio. Gloria a te, Signore. Noi continueremo a pregare. Leggi il Vangelo, okay. E parla con Gesù, quello che hai nel, okay, cuore, e lui farà un'opera potente. Qua c'è un numero di lui. Sì, sì. Amen. Questo, guarda, è il numero, così ci rivediamo. Okay. Ce l'hai WhatsApp? Sì, certo. Mandami un messaggio, poi ti manderò qualche bel canto che parla di Gesù. Con il cuore. Alleluia, ci risentiamo, amen. Amen. Gloria a me, prega, amen. Prega sempre Gesù, amen. E lui inizia un'opera grande, gloria a Dio, amen. Amen. È più tranquillo, gloria a Dio, Gesù è già nel tuo cuore, gloria a Dio, alleluia, Signore, gloria, grazie a te, Signore, a te l'onore, Signore. Alleluia, alleluia, ti ringraziamo, non è stato un, Signore, caso, come tu sei meraviglioso, abbiamo, Padre, proclamato la tua parola in questo luogo, grazie, Signore. Oh Gesù, grazie per il tuo amor per me. Alleluia, Signore, continuo per anni. Che in un istante libero mi fe. Alleluia, alzo la voce, lodo te. Tutto sei per me,
sei mio Signore. Grazie, gloria Gesù. A Gesù. Grazie, grazie. Oh Gesù, grazie, credi in Gesù. Gesù illuminerà il tuo cuore. Alleluia. Che in un istante a Cristo la gloria libero mi fe. Alzo la voce, lodo te, alleluia, ti loderò sempre perché tu sei per me, sei, oh Signore. Amen, amen. Grazie Padre, quanto è bello lodarti, servirti, onorarti. Aiutaci a essere i tuoi veri figli, Padre, che ti servono con timore, con rispetto, con gioia, alleluia, per amore del tuo nome. Grazie per questa preziosa anima che ha invocato il nome di Gesù. Continua a illuminare Massimo, a trasformarlo, a spezzar ogni catena e a benedire, Signore, il tuo popolo che ascolta la parola. Amen. Signore, nel nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen, amen, alleluia, il Signore vi benedica per la gloria del Padre. Andiamo avanti, fratelli, guardando solo a Cristo, e Gesù ci dà la gioia di vedere i cuori toccati, gloria a Dio, perché non è un caso se stamattina o in questo momento noi eravamo qui per la gloria di Dio, perché lo Spirito Santo soffia dove vuole e ci ha portato qui per la sua gloria. Gloria a Gesù Cristo, a Cristo sia tutta la gloria, il benedetto in eterno. Amen. Amen. Amen.